Benvenuti ad una nuova puntata di Beats Girl. Chi vi parla è Cecilia Sardeo e il tema di oggi è molto molto interessante. Approfondiremo in modo particolarmente concreto, pratico, come crescere un personal brand di successo sul web. E lo faremo con un ospite che ha creato un proprio personal brand di successo con la S, e la P e la B maiuscole, conosciuta sul web come cuoca, scrittrice, presentatrice e blogger in tutta Italia. Parlo di Sonia Peronaci. Ciao Sonia e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Cecilia, è un piacere tutto mio naturalmente. Tu, Sonia, hai una bellissima storia alle spalle, hai creato il ormai notissimo e conosciutissimo sito Giallo Zafferano, se non sbaglio nel 2005, nel 2006, insieme 2006. Al tuo compagno, e lo hai portato a numeri da capogiro. Leggevo che avevate raggiunto un picco, che probabilmente poi avete superato, di 2 milioni di utenti unici al giorno. 2,5. Ecco, nel 2015 erano 2,5 milioni, sì. Ecco, poi questo l'avete creato da zero e poi però a partire dal 2015 hai deciso di intraprendere un percorso diverso, una strada che poi ti ha portato a sviluppare con altrettanto successo quello che è il tuo sito personale, il tuo personal branding. Solo per dare un'idea a chi ci sta ascoltando, Sonia, tu hai centinaia di migliaia di fans e followers tra Facebook ed Instagram, quindi tutto questo tra l'altro creato in pochissimi anni, perché siamo nel 2018, quindi davvero un'impennata notevole. Quindi io vorrei proprio saltare diretta a quella che è la domanda che forse si stanno facendo in molte tra le nostre ascoltatrici: cosa faresti oggi se ripartissi da zero? Ma guarda, io nel tempo ho avuto delle certezze, che sono sicuramente la costanza del pubblicare i contenuti, la qualità dei contenuti e sicuramente il fatto di, sembra una banalità, non prendere in giro l'utente, ma avere una traiettoria ben chiara, mantenerti su quella traiettoria e soprattutto lavorare sempre verso la qualità, che è la strada un po' più lunga, se vogliamo. Credo che il successo non sia mai una cosa fortuita, credo che una persona al successo se lo guadagni, ma nel caso possa capitare che hai una botta di fortuna e arriva al successo, poi il problema reale non è arrivarci ma è mantenerlo, no? Come sappiamo bene. Quindi quello che secondo me va fatto sempre è va curato molto bene il proprio contenuto, ecco, e cercare sempre appunto di dare sempre più qualità, ovviamente guardandoti un po' intorno e vedendo quello che capita col passare del tempo, col passare degli anni e delle mode. Siamo bersagliati da centinaia di messaggi quotidianamente, quindi io noto che le persone fanno, soprattutto le blogger, i blogger fanno delle cose molto molto belle, soprattutto i giovani, perché il mezzo è loro, diciamo, no? Ci sono applicazioni nuove, nuove regole, loro sono i primi a sfruttarle al meglio e devo dire con molta più facilità. Però è anche vero che la gente si stufa anche molto presto, ho visto, di cose che magari apparentemente tu dici sì, è molto carina, ma a cosa serve? Però fa successo. Dopo un po' di tempo quella cosa lì effettivamente, se non ha un'utilità, non ha un senso, non ha qualcosa di appeal nel riguardo del pubblico, ma costantemente perde di importanza, insomma. Quindi l'abbiamo visto per tante cose. Effettivamente la gente cambia molto il proprio obiettivo, nel senso: nasco come food blogger, poi divento modella, divento attrice, divento scrittrice, divento mille cose. E magari, come si dice, quelle mille cose sono anche belle da vedere, però poi perdi un attimo di identità. Ma chi sei, cosa fai? Anche questa è una cosa che ho visto succedere molto frequentemente ultimamente nel web, forse perché appunto ormai c'è una saturazione tale, no, in ogni settore, che la gente cerca di reinventarsi in mille modi diversi, però poi perde un po' di identità. Banalmente oggi le fotografie le fai bellissime anche con un cellulare, una volta ci voleva un'attrezzatura, e invece adesso tutti fanno tutto molto facilmente, anche in modo, devo dire, molto bello, però si perde un po', hai capito, anche l'originalità a volte. Quindi c'è tanto sovraffollamento in tutti i settori e forse è un po' questo il male di oggi, no? Male, non è un male, però ecco, alla fine rimangono le persone che secondo me poi alla lunga vengono seguite per qualcosa e qualcosa continuano a farla sempre meglio.
almeno questo è quello che ti posso dire io, poi magari mi sbaglio, ma insomma è un po' che sono sul web e vedo che questo è un periodo molto molto di cambiamento velocissimo anche, cioè veramente da un mese all'altro vedi delle cose, dici vabbè sono già passati di moda, la gente non le guarda più, voglia di fare tante cose, non si ha più tempo per farle perché tutte sono sovraccaricate di mille lavori e se ho tempo di scrivere non ho tempo di fotografare, non ho tempo di postare, non ho cioè siamo veramente in un vortice e secondo me questa qui è una cosa che a un certo punto dovrà in qualche modo quagliare, no? Nel senso sparire questo marasma che c'è adesso in giro e arrivare a un dunque. Vediamo. Quindi possiamo dire che a livello individuale uno step pratico importantissimo, riassumendo quello che hai risposto Sonia, sicuramente dedicare del tempo ai contenuti, anche perché i contenuti, mi piace aggiungere, sono aspetti, diciamo così, sono gli elementi e i fattori che ci permettono di creare quella relazione con la nostra audience, una relazione che non è appunto improvvisata, ma una relazione che si consolida nel tempo e sì, che consente poi a chi è al di là dello schermo, visto che non ci vede magari fisicamente, di conoscerci e di conoscere l'intenzione che sta dietro il nostro brand e quello che è il valore che ne può trarre. Poi mi verrebbe da dire un piano editoriale, perché hai parlato di costanza. Quindi appunto è facile fare 10 blog post, poi farne 100, 200, 300, perché il successo, come dici tu, non è un caso, non arriva dal giorno alla notte, ma spesso può richiedere degli anni, spesso richiede anni. Poi magari ti può capitare appunto la botta di fortuna, però lì allora la costanza rientra, riassumendo proprio quello che dici tu, entra in gioco nel momento in cui quel successo va mantenuto. Sì. E poi la pazienza, cioè il fatto che poi è la stessa cosa, quindi la costanza e la pazienza vanno a braccetto, il fatto di sapere che sì, il web ci offre degli strumenti che ci danno dei risultati abbastanza rapidi, perché è vero che puoi parlare a tutti in qualunque momento, in realtà però per raccogliere i risultati comunque il lavoro costante e anche faticoso e anche non retribuito e magari senza un immediato ritorno c'è ed è parte del gioco, giusto? Sì, sì, assolutamente. La cosa che forse meno i giovani di oggi si danno è la pazienza e il tempo per arrivare, no? Perché abbiamo avuto sempre degli esempi molto sbagliati dove una persona dal nulla diventava famosa in 5 minuti e poi la sua vita cambiava. Poi in realtà non era così, perché un po' la televisione ci ha insegnato questo, no? Che diventi famoso per delle sciocchezze in televisione, però poi ti dimenticano altrettanto velocemente e facilmente come sei diventato famoso, diciamo. Certo. Quindi però insomma questa è sempre stata un po', diciamo, la falsa aspettativa forse dei giovani, no? Faccio una cosa anche sciocca però divento famoso e poi riesco comunque ad andare avanti a guadagnare con quella cosa tutta la vita. Non è assolutamente così. Il contenuto sicuramente e anche appunto ti dicevo il fatto di essere onesti, no? Con i follower, cioè adesso vediamo tanti escamotage, tante persone che fanno i salti mortali, diventano anche quelli che non sono per ottenere magari più follower. Alla lunga le persone si accorgono di quello che sei, quindi devo dire che questa è un'altra lezione che io ho imparato. A me hanno sempre chiesto, per esempio, se noi avevamo tanti haters, no, sul sito, sia con Giallo Zafferano sia con Sonia Pernacci, in realtà pochissimi, devo dire, perché alla fine noi siamo sempre, io dico noi perché io mi ritengo una squadra, no? Siamo sempre stati fedeli al nostro contenuto, abbiamo sempre dato utilità, ci siamo sempre snaturati molto poco, capendo che era quello che volevano da me le persone. Tant'è che io spesso viaggiando appunto posto anche magari immagini dei luoghi dove faccio il viaggio, sì, uno, due foto, tre foto, già la quarta scocciano un po' perché da me si aspettano le ricette, quindi sì, va bene il posto, ma poi mi devi dare la ricetta legata al posto perché poi è quello, praticamente io rappresento un po' quello, quindi bisogna anche capire appunto che strada intraprendere, cosa si aspettano gli utenti da te, i tuoi follower e non deluderli mai, insomma. Poi è ovvio che se non ti piace più fare quello che fai, allora quella è un'altra cosa. Però la gente comunque avverte tutto di te. Secondo me non riesci, a meno che tu non sia veramente un attore da actor studio, non riesci a prenderla in giro, non riesci a sembrare alla lunga quello che non sei. Alle persone, soprattutto a noi che siamo un po' più famosi, no? Che quindi loro si aspettano i nostri contenuti ogni giorno, capiscono immediatamente anche quando sei giù, quando non sei più tu, come, da come scrivi, da come ti poni. Cioè a me è capitato parecchie volte, ho detto ma come fanno?
perché entrano veramente in sintonia con te, se ti vogliono bene, se ti seguono perché sei quella che rappresenta qualcosa per loro, anche questo è molto importante. Poi vabbè, io ho la fortuna di essere una che ama stare in mezzo alla gente, quindi quando incontro le persone per strada sono veramente contenta, quando mi fermo a fare le foto con loro, si vede proprio che sono contenta, no? E questo loro lo percepiscono. Tante altre persone invece sono molto meglio dietro uno schermo, ma di persona magari non sono tanto contenti di avere il contatto con le persone lo avvertono. Secondo me non tradire i propri follower è la cosa principale, che poi vuol dire anche sinonimo di professionalità, di far bene il proprio lavoro, eccetera eccetera, quello che ci siamo detti anche sì, prima. Sì, credo sia molto bello quello che hai detto, anche perché i social sono un pochino possono diventare un'arma a doppio taglio, proprio per gli influencer, che nient'altro sono che delle figure che hanno un gruppo di followers di un certo, insomma, volume, che li segue assiduamente, quindi influenzano in qualche modo quella che può essere, no, l'opinione o lo stile di vita, chiamiamolo come vogliamo, le aspirazioni di quel gruppo, che tra l'altro è una grossa responsabilità. Ma l'arma a doppio taglio entra in gioco nel momento in cui parto per dare valore ai follower, e quello è il mio obiettivo, poi ci prendo gusto a questa, no, continua attenzione, questo diventa una sorta di dipendenza, ma una dipendenza che vede anche uno spostamento di focus da loro a me, per cui io mi vedo sulle Insta Stories, io, quando parlavi delle foto, no? Delle foto dei miei viaggi, le foto di questo, le foto della mia casa, le foto della nuova macchina, le foto, e lì può diventare in effetti un'arma pericolosa, non solo per noi stessi ma anche per il nostro brand, perché può non essere quello che vogliono. Esattamente, anche questo, il non mischiare, poi questa è una mia opinione, perché io adesso vedo anche con piacere delle blogger che per esempio postano veramente qualsiasi cosa loro facciano dalla mattina, oddio c'ho il brufolo e faccio la stories, cioè veramente fanno di tutto, però lì secondo me diventa poi quasi una malattia, non so come dire, una cosa che poi alla lunga per esempio a me stufa molto, no? Nel senso che è vero che tu non puoi avere una vita interessante tutti i giorni, però è anche vero che se tu posti la qualunque o fai stories di qualunque cosa, io neanche ti guardo più. Però questo è un mio modo di vedere, magari il ragazzino invece gradisce vedere ogni cosa, non saprei dirti. Però credo che forse c'è più curiosità a livelli cosa fa la Ferragni ogni giorno, perché quella ha una vita veramente diversissima da tutti gli altri, e allora lì c'è una persona normale, diciamo, come io mi reputo normale, non sono la Ferragni ovviamente, a un certo punto fa delle cose anche molto banali, no? Io cammino col cane, poi vado a fare la spesa, poi ogni giorno, secondo me è una palla gigantesca, poi diventa. Io cerco di fare così, cioè magari quello che è inerente al mio lavoro lo posto, poi vabbè, qualche cosa di simpatico che mi accade lo posto, però proprio tutto, secondo me diventa anche un po' alienante, credo. Ah, non potrei essere più d'accordo, sì. Instagram sta diventando un po' così, è diventato secondo me il social più importante adesso in questo momento, almeno ti parlo di quello che richiedono a me le aziende, che è anche più divertente probabilmente, poi ci giochi molto perché puoi postare sul tuo profilo, poi hai le stories, hai tutte, sono una serie di cose simpatiche che puoi fare, però secondo me anche lì bisogna avere una specie un equilibrio, credo, perché poi diventa che ti fagocita, cioè certo. Tutto il giorno stai a oddio adesso che foto metterò su, like a tutti quanti, rispondere ai commenti degli altri, cioè, diventa veramente un lavoro per cui tu dalla mattina alla sera sei su Instagram. E vedo, parlando appunto con tanti influencer e miei amici così quando ci incontriamo, che sono tutti un po' alienati da questa cosa, perché sanno che è molto importante, ma nello stesso tempo patiscono questa cosa, no? Diciamo che io ho un'opinione che probabilmente è abbastanza diversa da quella che può essere un po' l'opinione comune su questo. A mio avviso è talmente alienante che è, perché la nostra attività possa crescere, dobbiamo staccarci, nel senso avere un equilibrio, ma imposto, autoimposto, perché poi ovviamente questi aggeggi, no, rettangolari che chiamiamo smartphone, sono creati anche per generare dipendenza, per scopi che vanno ben oltre, che non c'entrano nulla con il nostro personal brand, che non è assolutamente un interesse di chi di chi crea questi aggeggi. Però c'è da dire che proprio per questo dobbiamo essere come imprenditori, perché di fatto influenza
influencer o non influencer, siamo degli imprenditori con un'attività che creiamo da zero, dobbiamo avere, non solo dobbiamo essere un modello, io credo, anche per chi aspira a fare qualcosa di simile a noi, attraverso le proprie idee, ma dobbiamo anche avere rispetto per quello che è quella che è la nostra vita, che credo che alienarci continuamente soltanto per avere più followers, che non necessariamente si convertono in un business che è più profitable, quindi ha un bilancio più positivo, sia qualcosa di necessario. C'è una battuta simpaticissima di un personaggio anche abbastanza grosso americano che mi è sempre rimasta impressa. Lo bastonavano tutti perché lui non usava i social fino a qualche anno fa, poi ha cominciato ad usarli, ma in maniera comunque molto blanda, e ad un certo punto ha risposto: quando vado in banca e chiedo di prelevare mille followers, mi dicono che non sono disponibili. E questo mi è piaciuto molto, perché, come dire, ricordava che sì, i social sono fondamentali, sì, sono uno strumento chiave, forse ancora più del proprio sito, per generare traffico, ma se ti fermi lì e tutto dipende, e tutto diventa un ego show, per cui mi faccio vedere e non c'è una strategia di business intelligence che vada oltre, è assolutamente fine a se stessa e può morire da un momento all'altro. Questo è ovviamente, questa è la grande paura di tutti, no? Lavorare per qualcosa che poi a un certo punto ti trovi con un pugno di mosche in mano. Ma questo è stato un po' per i siti, come per Facebook, e adesso forse magari fra 2 o 3 anni Instagram non ci sarà più, ci sarà qualcos'altro, speriamo di no. Ti faccio una domanda relativa alla scelta di Instagram. Tu hai detto che ti piace molto, da un social che ti parla da un punto di vista proprio dello stile che utilizza, quindi utilizza immagini, poi per un food blogger le immagini sono di fatto tutto, le video ricette anche. Hai parlato anche di come inizialmente, no, ci siano talmente tanti strumenti che uno cerca di essere poi dappertutto. Cosa consigli per chi parte da zero oggi? Quale social, visto che i social comunque sono un must, quale social consigli di utilizzare, o per meglio dire, quali sono i criteri che consiglieresti di seguire per definire quale canale vogliamo utilizzare? Ma guarda, ti faccio un esempio pratico. Di solito gli chef sono pessimi sui social, a meno che non siano chef televisivi, no? L'altro giorno abbiamo avuto qua in Factory un evento su delle carni irlandesi, c'erano degli chef italiani che cucinano sempre con queste carni, quindi erano qua e hanno fatto una giornata molto molto bella. E allora ovviamente io ero un po' la presentatrice, quindi andavo un po' a sfrugugliarli mentre cucinavano e chiedevo un po' di cose, e tutti quanti mi hanno detto la stessa cosa: noi non abbiamo tempo per i social, perché noi siamo lì a cucinare tutto il giorno, abbiamo la nostra brigata, loro materialmente non hanno veramente il tempo. Quando segui un ristorante veramente tempo non ne hai. E allora da un certo punto io dicevo: è vero, voi non avete tempo, perché poi anch'io tempo ne ho poco, in realtà io posto molto la sera, scrivo la sera eccetera eccetera, però è anche vero che è importante, no, trovarvi sui social, se avete un ristorante, vedere che piatti fate. Infatti dicevo: beh, voi conviene prendere un ragazzino, una ragazzina che magari vi fa solo quello, e quando voi cucinate vi fa degli scatti e posta per voi, no? Quindi effettivamente l'equilibrio sta forse anche in questo, no? Esserci se tu appunto hai un lavoro che ti tiene lontano da questa attività, prendere qualcuno che lo fa al posto tuo, perché è importante effettivamente, però non è importante passarci la vita sui social, perché effettivamente poi ti perdi forse che c'è un mondo fuori. Quindi ci sono delle categorie più, diciamo, bacchettate da questo momento social su Instagram. Instagram sicuramente credo che adesso sia il social più gettonato dalle aziende, ma anche quello più divertente, quello più immediato, e soprattutto vedo che c'è un modo almeno di rapportarsi meno moralista, meno critico. Insomma, su Facebook per esempio io seguo poco, perché hanno sempre da dire qualcosa, forse è un social anche un po' più vecchio, cioè, sicuramente rispetto a Instagram, quindi di conseguenza forse le persone un po' più agee sono anche un po' più pesanti, ecco questo. E poi ci sono anche molte trashate su Facebook adesso, mentre su Instagram ancora rimane abbastanza carino, pulito e divertente tutto sommato, ecco, perché ci puoi fare veramente di tutto. Quindi io, dal punto di vista aziendale, cioè di quello che mi chiedono le aziende, e da fruitrice, consiglierei Instagram oggi come oggi. Poi ti ripeto, io avendo anche Facebook posto su Instagram e rimando su Facebook. Credo che poi a un certo punto, se non ti piace più stare da una parte, non ci devi stare. Io credo così.
tra l'altro è in linea con quello che stiamo facendo noi, anche se noi abbiamo fatto molta fatica, perché in realtà abbiamo investito molta energia in Facebook, che era all'inizio il social che a me parlava di più perché era il più versatile. Io non ho cominciato con le foto, ho cominciato col testo, ed era l'unico, Instagram non mi consentiva di avere testo senza foto, e Twitter era troppo breve, non riuscivo ad esprimermi, YouTube era solo video, quindi ho detto Facebook è il più versatile, e abbiamo creato una base di followers molto forte. Ma appunto, come dicevamo prima, dall'oggi al domani, dall'alto si decide che l'algoritmo cambia, e quindi adesso un po' a malincuore, ma devo dire, credo che la scelta sia, insomma, più i giorni passano più credo che la scelta sia stata quella ideale, siamo proprio passati ad Instagram, sapendo che ovviamente significa ripartire quasi da zero, ma non è un ripartire però che devi vivere con frustrazione, perché sennò non è più finita, cioè ci saranno sempre cambiamenti, sempre delle trasformazioni. Assolutamente, magari fra 2 o 3 anni saremo su qualcos'altro, quindi non prendere mai appunto quello che c'è adesso come una pietra miliare, perché poi può cambiare tutto, ma d'altra parte lo stiamo vedendo negli ultimi anni quanto è cambiato. Invece al contrario tuo, devo dire che allora, quando io ovviamente ho iniziato la mia attività su Giallo Zafferano, era Facebook, no, assolutamente, però anche lì la scrittura era diversa, perché su Facebook quello che interessava era più la ricetta, quindi lo scritto era giusto quelle 2 o 3 righe, ma non di più, per dire questa è questa ricetta qui. Invece su Instagram io mi sono aperta molto di più, al contrario tuo che hai cominciato a scrivere molto su Facebook, io invece ho cominciato a scrivere molto di me, a fare uno storytelling proprio su Instagram. Però anche lì c'è stato un grande combattimento interno mio, perché io non sono una persona che ama portare la propria vita privata in piazza, e quindi all'inizio non mi piaceva tanto l'idea. Poi ho capito in che modo, no? Perché ovviamente non è che devi raccontare la vita, morte, miracoli, però ho unito invece il racconto dei miei ricordi alle ricette, e questa è una cosa che a me è piaciuta moltissimo e che piace moltissimo anche alle persone, perché ovviamente io, avendo avuto una nonna che mi ha insegnato a cucinare, ho tanti ricordi legati alla cucina, alle mie esperienze, anche alle esperienze fatte quando banalmente mi sono sposata molto giovane, no? E ho vissuto in Calabria, perché il mio ex marito era calabrese, e quindi lì ero in campagna, e lì veramente ho raccontato con gli animali, con la natura, ho imparato tantissime cose, spesso racconto, no, di questo mio trascorso attraverso le ricette. Questo piace moltissimo, però piace anche a me perché è vita vera, e spesso sono racconti emozionanti, no, perché sono racconti vissuti che, in cui si rivedono le persone, no, che magari hanno avuto anche loro i miei trascorsi. Quindi io mi sono cominciata a raccontare molto di più su Instagram, raccontando appunto delle emozioni legate anche a delle persone che ho conosciuto o che mi hanno lasciato qualche cosa, no, nella mia vita. E questo è piaciuto. Secondo me ognuno deve trovare la chiave per raccontarsi, no? Raccontarsi non vuol dire mettere tutto in piazza, ma vuol dire trovare un qualcosa dentro di te che ti faccia star bene raccontando le tue esperienze, e che piacciono anche alle persone. E secondo me bisogna lavorarci un po', perché anch'io devo dire che all'inizio ho avuto molta difficoltà a pensare di dover scrivere sempre ogni giorno sui social, no? Perché anch'io ovviamente faccio un lavoro molto pratico in cucina. Però poi devo dire che ho trovato la chiave giusta, e adesso mi piace il fatto di dovermi raccontare, non sempre, perché non è che poi ti viene che ogni giorno c'hai l'illuminazione. Però poi quando trovi, ti ripeto, la chiave giusta, riesci a essere te stessa, a piacere e a piacerti anche, perché questo è importante. E questo è quello che generalmente io cerco di spiegare alle persone che dicono no, io social, no. Però in realtà gli chef, come a tante persone che hanno un'attività, essere presenti per far vedere il proprio lavoro, non dico in modo maniacale, ma ogni tanto, è una cosa che secondo me serve molto, no? Perché tu, quindi questa, diciamo, è la mia chiave di lettura, poi... Bellissimo questo, veramente bello, anche perché si ricollega al concetto di autenticità che hai nominato prima, perché quando, a mio avviso, la presenza sui social è una forzatura strumentale per acquisire più traffico, che poi da un punto di vista concreto, di obiettivo, sicuramente quello è, però quando diventa solo quello, diventa una forzatura. La forzatura ti porta o a pubblicare qualcosa che non ti rappresenta, oppure peggio ancora a non pubblicare nulla, quindi a lasciare perdere perché non trovi appunto quella chiave e sei convinto che ecco, qui c'è secondo me una distinzione molto bella che hai fatto tra privato e personale. Qualcosa di personale, qualcosa che decidi tu fino a che punto condividere, non c'entra nulla con la tua vita privata.
che tra l'altro a mio avviso si chiama privata per un motivo, quindi è anche giusto, esatto, che resti facciamo sì che qualcosa di privato ancora resti, perché sennò diventa veramente esagerato, però vabbè. Beh, sono contenta che la pensi anche tu come me. Io mi faccio delle domande, dico magari io, sai, ho 50 anni e ho un pensiero vecchio, però secondo me la riservatezza è una cosa bella, nel senso che ci sono cose che è bello condividere e delle altre cose che sono inutili da condividere, ma sono due personali, tali devono rimanere. Mettere tutto in piazza secondo me a volte è una cosa anche sciocca, esagerata, no? Che non ti porta granché, anche perché secondo me oggi come oggi lo storytelling vuol dire emozionare per qualcosa, no? Le emozioni sono qualcosa secondo me di profondo e di importante, e quindi di vedere te che ti strucchi ogni mattina, sinceramente ne faccio anche a meno. Ascolta Sonia, sono curiosa di sapere una cosa. Tu quando hai cominciato Giallo Zafferano hai condiviso un sacco di ricette, sei partita, mm-hmm, così non ti sei risparmiata, perché se così fosse stato probabilmente il successo di Giallo Zafferano non sarebbe arrivato come in effetti è stato. Ti chiedo, hai mai avuto il timore che ti potessero rubare le idee, che ti potessero copiare, incollare da qualche altra parte? Hai mai avuto questo timore? E a volte con Giallo Zafferano dopo qualche anno incappavamo in qualche sito che aveva copiato tutte, cioè aveva preso tutte le nostre foto, però noi sapevamo che ovviamente i contenuti duplicati nuocevano tantissimo, quindi ce ne fregavamo un po'. Certo, facevamo delle segnalazioni, ma non è un problema per me il fatto che la gente abbia copiato un sistema. D'altra parte ormai tutte le blogger più o meno hanno copiato Giallo Zafferano, no? Se vogliamo, ma ci sta. Io sono molto felice di questo, perché credo che in Italia a livello di food blogger noi siamo tra i più bravi, un po' perché ci piace cucinare, un po' perché ce l'abbiamo nel sangue. Abbiamo veramente dei siti molto belli, molto curati, siti e blog che non sempre si trovano all'estero, con dei contenuti ovviamente anche di ricette molto, molto buone e mediterranee. No, il fatto di condividere credo che sia stato il nostro successo, cioè veramente volevamo far sì che le persone riuscissero a cucinare con le nostre ricette. Non avevamo paura di scrivere le ricette giuste, come invece fanno tante persone che mettono sempre qualcosa che non viene, per appunto avere il come si dice, lo scettro di quella che cucina molto bene e tu non ci riesci, come anche con i libri. Invece noi non abbiamo mai avuto questa paura, anzi adesso condividiamo addirittura le aziende, nel senso che facciamo questi brunch, facciamo queste cene in cui io magari ho delle aziende che sponsorizzano queste cene, io invito un sacco di influencer e amici che poi magari vengono a queste cene o vengono ai miei eventi e cominciano a lavorare anche loro con le aziende, con il brand che sponsorizzava. Quindi a me fa molto piacere questa cosa. Infatti io dico sempre alle persone che se non ci aiutiamo tra di noi è tutto vano, no? Nel senso, già è molto difficile, il lavoro è diventato quello che è, nel senso che siamo in tantissimi. Però se ognuno diventa invidioso dell'altro e coltiva il proprio orticello, che poi è il male italiano questo secondo me, e non si fa invece gruppo. Invece io guardo un po' in giro, invito sia personaggi importanti ma anche veramente piccoli blogger che non hanno neanche 1000 follower, no? Però mi piacciono, sono simpatici, e mi piace come lavorano. Vengono qui e fanno amicizia con altri più grandi, fanno amicizia con le aziende, come è successo l'ultima volta che abbiamo fatto un brunch e un mio amico, lo chiamo io ma in realtà lo conosco da pochissimo, che è piccolissimo però simpaticissimo, ha avuto talmente tanto successo che l'azienda ha scelto lui, che poi era quello più insignificante se vogliamo, no? E mi ha chiamato il giorno dopo facendo i salti in aria, proprio dicendo sai mi hanno chiamato, adesso lavorerò per loro. Io ero contentissima, però secondo me devi avere questo spirito, tanto il tuo lavoro è tuo, la gente sa come tu lavori e chi sei, però se ha altre idee lo stesso si allontanerà da te, che tu proponga o non proponga altre persone, no? Quindi secondo me non è come dire mettiamo gli stessi ingredienti e facciamo cucinare 10 chef, usciranno 10 piatti diversi, perché ognuno ha la sua mano. Quindi secondo me il fatto di aiutarsi e il fatto di per esempio incontrarsi fisicamente, che è quello che sto cercando di fare io, perché come sai qui ho uno spazio, è la mia nuova idea di dare fisicità al web, no? E quindi sì, ci sentiamo ogni giorno, ci mettiamo il like, ci mettiamo il commento, però vediamoci anche, perché questo è realmente il valore aggiunto. Quindi la condivisione va anche oltre al postare una ricetta, ma va anche condividiamo le aziende, perché no?
Stupendo, e tra l'altro riassumerei tutto con un hashtag, visto che siamo in tema social, felici di essere copiati della serie Non succede nulla, sì. Non muore nessuno, noi abbiamo comunque la nostra unicità e che non può essere copiata e ognuno poi esprimerà se stesso come vuole esprimersi. Io immagino, certo, che se vogliamo fare proprio un copia e incolla nudo e crudo senza metterci del nostro, sarà un copia e incolla che non andrà da nessuna parte, quindi non dovrebbe nemmeno preoccuparci, e questo è una bella liberazione, credo, per molti che cominciano. Un'altra curiosità che ho, che mi piacerebbe su cui mi piacerebbe avere così qualche un po' di luce. Tu hai fatto una grande scelta, che è stata quella di passare da un progetto che aveva già un enorme successo e che hai lasciato per poi intraprendere lo sviluppo del tuo brand personale, del tuo personal branding, mentre continuava a crescere, cioè mentre il successo, diciamo che non hai lasciato un progetto che, voglio dire, era fallimentare, diventava quasi una scelta naturale quella di dire: beh, mi sposto altrove. Tu con consapevolezza hai detto: ok, questo è il momento in cui io, Sonia Peronacci, sviluppo il mio personal brand. Esatto. Come hai trovato il coraggio di lasciare qualcosa che andava così bene? Io avevo già iniziato da un anno prima a vedere che in azienda, allora c'è da dire che noi siamo stati acquisiti verso la fine del 2009 da un gruppo, perché sennò le persone pensano che io abbia mollato lì la mia creazione, ma in realtà io l'ho creata nel 2006, fine 2009 ci hanno acquisiti per metà. Avevo massima libertà all'interno di Giallo Zafferano, lo conducevo, lo dirigevo, però non era più mio. E è andato bene fino a un certo punto, poi a un certo punto ho visto che l'azienda si era un po' fermata e io non riuscivo a capire perché. Io avevo mille progetti, perché ovviamente per me Sonia Peronacci e Giallo Zafferano era un binomio intoccabile secondo il mio punto di vista, e credo che se ci fosse stata una direzione un po' più intelligente avremmo potuto fare cose fantastiche, però l'Italia è un po' questa, quella dei progetti mai a lungo termine. E quindi quando io ho cominciato a vedere che ci si fermava e poi c'era in ballo una quotazione in borsa per un anno, revisori contabili e non si sviluppavano contenuti nuovi, avevo già capito che c'era qualcosa che non quadrava. Poi in realtà la cosa era che loro avevano in mente di vendere tutto e quindi non gli interessava andare molto avanti con il sito. In realtà Giallo Zafferano funzionava molto bene, faceva le sue visite, quindi per loro star fermi un anno o due non cambiava molto. Per me invece sì, anche perché io ero molto richiesta anche all'esterno di Giallo Zafferano. E siccome io in realtà ero all'interno a dirigere, non mi lasciavano questa libertà esterna. Quando ho cominciato a vedere che tutto si fermava e che non si andava avanti nei progetti, ho detto: forse sarebbe il caso di uscire da questa cosa e di cominciare invece a prendere tutte le occasioni che mi facevano felice. Avevo in mente mille cose che non riuscivo ad attuare lì e che poi, una volta uscita, invece ho attuato. Il fatto di poter per esempio girare, fare banalmente show cooking, viaggi in giro per l'Italia, prima non lo facevo perché il lavoro di Giallo Zafferano era tutto all'interno della redazione, produrre contenuti per il sito, punto. E, loro ovviamente non volevano mandare avanti tanto la persona quanto il brand, e quindi a me mi tenevano un po' in panchina. Invece io, che avevo mille richieste, avevo voglia di fare mille cose, e l'avrei fatto volentieri insieme a Giallo Zafferano, anzi secondo me sarebbe stato molto figo, e a un certo punto ho detto: vabbè, tanto va tutto molto bene, Giallo Zafferano anche senza di me va avanti tranquillamente, e ho deciso appunto di venire via. Quindi non sofferto nel momento in cui me ne sono andata. Ovviamente me ne sono andata, è stato molto difficile, perché vuol dire comunque investire il tuo tempo, i tuoi soldi, trovare un posto, avere dei dipendenti, quindi l'Italia non è certo il paese, diciamo, più comodo per fare scelte imprenditoriali, anzi tutto è molto molto difficile. Però sicuramente io sono molto contenta di quello che sto facendo, io continuo a lavorare, sono contenta e guardo Giallo Zafferano come una cosa molto vecchia, non so, quando lo guardo è sempre un bel sito, a parte che adesso hanno messo su cose che secondo me hanno un po' diciamo mischiato dei valori che non c'entrano niente con Giallo Zafferano, però sai, beh, la nuova proprietà ovviamente ha i suoi obiettivi. E quello che faccio io è completamente diverso, perché è vero che parla sempre di food, è vero che facciamo le foto e le video, ma il modo di fare è totalmente diverso. Basta pensare che io su soniaperonacci.it non ho pubblicità. Se vai su Giallo Zafferano sembra un albero di Natale, no? E io lo trovavo già
vecchio all'epoca e dicevo ci sarà un modo per guadagnare senza rompere le scatole agli utenti o con pop-up, finestre, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente il fatto di essere stata io a crearlo, io a vederlo evolvere e io a stufarmene ha contribuito anche a vedere il nuovo progetto che non vedevano gli altri, ovviamente. Sì, la lungimiranza, perché, immagino. Sì, perché Francesco, il mio compagno, dice una cosa sempre molto saggia: le cose belle non si studiano a tavolino, nascono dalle passioni. Se tu ti siedi a tavolino per fare successo, è raro che tu ci riesca. Riesci quando c'è un'idea che ti viene dal cuore, che segui con passione e che sviluppi perché ti piace e ci metti l'anima. Anche quando ci metti l'anima e c'è passione, c'è sempre qualcosa che non va come previsto, che è più lento del previsto, che proprio non va. Cosa fai tu, Sonia Peronacci, per mantenere alta la motivazione quando proprio non la va? Beh, quello che cerco di fare io qui in redazione, vabbè, da noi è sempre un po' come stare a casa, nel senso che le persone vengono qui, stanno bene, io cerco sempre di responsabilizzarle, non mi va di stargli, sai, sulla spalla a controllare quello che fanno, ma mi piace che loro sappiano quali sono i loro compiti e li svolgano. Poi è ovvio che devi sempre stare a controllare che le cose vadano come devi, perché sei tu il faro alla fine, no? Però secondo me la motivazione più bella è dire: mi alzo al mattino e sono contenta di andare al lavoro perché c'è un bell'ambiente di lavoro. È sempre anche quello difficile da mantenere, perché sai, poi ognuno ha la sua testa, non tutte le persone poi capiscono, no, qual è il vero plus dentro un'azienda, ma magari ci devono sbattere la testa andando in altre aziende dove li trattano male. Purtroppo succede così a volte. Amen. Però, e lo so, perché poi è anche quello, cioè io purtroppo purtroppo è dal 2006 che, guarda, quando siamo venuti via da Giallo Zafferano eravamo in 30 persone nel 2015, e dico sempre che la fatica più grande è tenere insieme il gruppo. Portano via veramente tantissimo tempo, capire la psicologia di ognuno di loro, insomma è la parte veramente più stressante, più difficile. A volte devi lasciar perdere le cose che ti piacciono, no? Il contenuto, proprio per tenere insieme il gruppo. Succede così, penso, un po' per tutti. Oggi devo dire che è ancora più difficile, perché io quando chiacchiero un po' con persone che sono imprenditori, che magari non necessariamente sono nel mio filone, però mi dicono tutti la stessa cosa, che è sempre più difficile motivare le persone. I giovani non si danno tempo, c'è un ricambio di personale allucinante, cioè non fai in tempo a insegnare a una persona un mestiere che già se ne vanno perché vogliono fare nuove esperienze, ma non perché magari non si trovano bene con te, ma perché c'è proprio, cioè, se vuoi, il contrario della mentalità dei nostri genitori. I nostri genitori ambivano al posto fisso ed era tutta la vita quello, no? Invece adesso i ragazzi, tante esperienze, magari si stufano anche prima, quindi anche brevi, perché probabilmente il mondo gli permette anche, no, di cambiare molto frequentemente. Una volta invece, se perdevi il posto di lavoro, era un dramma, oddio cosa troverò. Quindi è sempre più difficile, perché anche tu che seriamente d'azienda vuoi tirar su del personale, vuoi insegnargli un mestiere, quando hai finito di insegnarlo magari quella persona si è stufata e se ne va e devi ricominciare da capo, e quindi è alienante anche questo. E quindi sono tutti abbastanza, diciamo, scoraggiati dal fattore personale, no, dipendente, proprio perché probabilmente è un'esigenza attuale. Probabilmente tutti vogliono non fissarsi più in un posto, non fare sempre le stesse cose, avere tante esperienze. Anche con le aziende con cui collaboriamo, no? Noi non facciamo in tempo a prendere confidenza con una persona a cui mandiamo il materiale, eccetera. Ah, non c'è più quella persona, ce n'è un'altra, ma questo tipo è che in un anno ne cambiano 4-5 di referenti, no? E tu ogni volta devi ricominciare a fidelizzare, è un po' così. Non so se anche per te è così, ma diciamo che sì, è la sfida dell'HR, come si può riassumere, anche se poi è riduttivo, è sicuramente una delle più grandi. Gestire le persone, gestire noi stessi è difficile, figuriamoci quando dobbiamo gestire qualcun altro, quindi è sicuramente complesso. Quello che mi viene in mente è che da un punto di vista puramente pragmatico e concreto, ecco, creare dei sistemi tali per cui la transizione, no, da una persona all'altra possa diventare, è qualcosa che mi viene in mente perché ci stiamo lavorando proprio in questo istante con il nostro team, riuscire appunto a rendere
l'uscita e l'entrata, no, di qualcuno di nuovo più facile e fluida possibile, soprattutto in una dinamica come quella digitale dove le cose cambiano di continuo, per cui tutto va documentato ma anche aggiornato continuamente come se fosse, esatto, un living doc. Questo è sicuramente, ecco, ci dà forse un pochino di pace, ci fa dormire la notte, che non è male. Sonia, ti faccio un'ultima domanda, anzi una penultima, ma l'ultima è velocissima. Il miglior consiglio pratico che daresti alle donne imprenditrici là fuori, di qualunque background, di qualunque settore, qualcosa che magari non hai condiviso spesso finora, o quasi mai, insomma? Non è semplice, perché poi dipende anche in che paese sei. Diciamo che l'essere, per esempio, imprenditori, io credo che sia una delle più coraggiose e creative che ci possano essere oggi. Bisogna, secondo me, io dico sempre, capire qual è il proprio target, perché spesso e volentieri anche io vedo anche i giovani che vogliono buttarsi nel mondo dell'imprenditoria, dicono faccio quello che mi piace, non è detto che quello che ti piace sia quello che poi la gente apprezza. Quindi secondo me bisogna avere un'idea ben chiara, dico un'indagine di mercato, no? Però effettivamente capire che cosa può essere la cosa che possa piacere alla gente e studiare in quella direzione là, perché ne vedo tantissimi che dicono apro questa cosa così e cosa, sì, ma chi viene? Nessuno, e allora forse c'è un problema. Quindi sicuramente valutare queste cose qui, e poi la cosa che mi sento di dire è veramente di riuscire a capire se c'è qualcosa che ti renda felice, no, nel tuo lavoro, perché per quanto riguarda me è così, cioè se io sono felice di fare il mio lavoro, ho anche voglia di aggiornarmi, ho voglia di vedere quello che succede, ho voglia di fare il bello per tutti, anche per me stessa. Bisogna però anche poi fare i conti con il lato economico, quindi devi anche avere un progetto sostenibile poi in realtà, e spesso questo lato viene un po' dimenticato, no? Per esempio lo vedo nei ristoratori, si apre il ristorante, sono bravissimo, sono andata all'estero, ho visto questa idea che piace, però poi è sostenibile, cioè bisognerebbe fare un po' veramente di conti per quello che riguarda non solo la parte creativa, non solo quanto sei bravo tu, se c'è il mercato, se è sostenibile anche a livello economico. E sembrano delle stupidaggini, però ti posso garantire che a volte le persone partono in quarta senza pensare anche a queste cose, perché a volte non sei un bravo imprenditore, ma magari non riesci a tenere a bada i conti, e questo assolutamente. Assolutamente, poi dipende appunto anche dal paese in cui sei, perché so che per esempio all'estero è molto più semplice rispetto in Italia sotto certi aspetti, e poi è molto più meritocratico. Però vabbè, dai. Quindi lungimiranza anche in questo. Quindi sì, buttarsi a capofitto è una gran bella cosa, avere un po' il coraggio di dire faccio questa cosa, un salto nel buio, perché quando cominciamo qualcosa e creiamo qualcosa da zero non sappiamo come andrà, però con un minimo di lungimiranza, per cui perlomeno cadiamo sul morbido e sappiamo quale sarà il nostro exit plan, quale sarà il nostro piano B nel caso non andasse, quanto budget abbiamo, quindi le basi di un business plan, che in effetti è talmente diventato un cliché che probabilmente molti neanche lo fanno, perché no. Diventa poi quella sorta di automatismo, quella sorta di parola in automatico nella nostra mente che neanche consideriamo come effettiva attività da svolgere. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.